Ciao ragazzi, qui è Marchettino e beh, penso ci sia solo una parola per definire questa 500 Abarth. Esagerata. Andiamo a farci un giretto. Definire questa 500 Abarth esagerata forse è un riduttivo, perché oggi sono al volante di un Abarth che sviluppa la bellezza di, udite udite, 305 cavalli. Questa è semplicemente la 500 Abarth più potente che io abbia guidato finora. Il mio amico Luca Car Detailing mi ha lasciato le chiavi della sua Abarth per farmi capire un po' che cosa si prova nel guidare un Abarth così pepata, così preparata. Come sapete, la mia sviluppa all'incirca 215 cavalli, il che lo reputo un po' il limite del telaio. Andare oltre per me significa ritrovarsi con una macchina che praticamente va bene solo sul dritto. Come voi sapete, il telaio di questa macchina è quello della Fiat Panda, il che ha i suoi limiti. Però c'è da dire che Luca non si è limitato a mettere una turbina grossa come casa mia, ma ha fatto diverse modifiche per cercare di rendere questa macchina il sfruttabile e gestibile. E quindi vediamo con tutte queste modifiche come risulta guidare una macchina grossa come una scatoletta di tonno che scarica, o meglio, cerca di scaricare più di 300 cavalli sull'avantreno. Guardandola non sembra un Abarth preparata all'inverosimile. Mi piace molto la configurazione bicolore bianco e blu, che a proposito è tutta vernice, non è un wrap. Quel blu perla mi piace veramente tantissimo, e poi il contrasto con il cerchio oro da 17 pollici, beh, configurazione un po' vistosa, ma a me piace. Come vi ho detto, Luca non si è limitato a pompare il motore all'inverosimile, ma qui abbiamo diverse modifiche che trovo molto importanti e utili su un'auto così preparata. In primis il differenziale autobloccante meccanico, perché qui sviluppare tutti questi cavalli senza montare uno strumento che ti permette di provare a scaricarli tutti nel modo più corretto possibile, beh, trovo essere forse la modifica più importante. Se volete preparare la macchina così tanto, trovo fondamentale installare un autobloccante, perché senza praticamente vi ritroverete con il gas aperto a metà curva con la macchina che va dritta. In questo momento stiamo guidando in modalità normal, e in modalità normal qui Luca ha settato una mappa piuttosto soft. Soft si fa per dire, perché così sviluppa circa 220 cavalli, che rimane comunque una cavalleria superiore alla mia. Qui la strada è un po' viscida, ci sono foglioline, qui ovviamente appena apro in curva il sottosterzo è inevitabile, ma porca miseria. Qui si sente la differenza nell'avere un autobloccante oppure no. Pur avendo così tanti cavalli, sì, la macchina riesce a scaricare tutta questa potenza senza troppi problemi. E con questa mappa soft, beh, è inevitabile trovarsi il turbo lag. Qui sento che la turbina inizia ad attaccare a più o meno 3000 giri. Appena attacca sento che il volante inizia a vibrare, andare un po' dove vuole lui. Devo fare un po' di correzioni. La bar di Luca, essendo già uno degli ultimi restyling, è un Euro 6, quindi il livello di elettronica è piuttosto strozzata e tappata. Più o meno a livello di cavalli con questa mappa rispetto alla mia, questa qui, avendo una turbina più grande, c'ha un po' più di turbo lag, però forse come erogazione la mia dà l'idea di essere un po' più aggressiva e ruvida. Però devo dire che appena premiamo Sport la situazione cambia un poco. E questo, essendo uno degli ultimi restyling, c'è già il display tutto digitale. Mi piace molto la grafica. Proviamo ad affondare. Sì, con la mappa in Sport si trasforma completamente. Soprattutto in modalità Sport riusciamo ad accorgerci dell'utilità dell'autobloccante meccanico, perché qui è questa mappa riusciamo a scaricare tutto il potenziale del motore, cioè 305 cavalli. Mamma mia.
ancora 6500 giri, praticamente appena attaccata la turbina, cioè circa 3000 giri, da 3000 a 6500 è un crescendo di potenza, ma fa veramente spavento, tutta la potenza sulla macchina così piccola. È praticamente un po' come attaccare un razzo ad una formichina. Abbiamo anche l'arcate, che significa che quando la macchina arriva all'imitatore cambi velocemente marcia, affondi il pedale del gas e hai ancora la turbina con il massimo della pressione disponibile. Qui il picco è impostato a 1.6 bar, considerato che comunque la strada è umida, siamo in inverno, quindi le temperature sono basse. Pur avendo così tanta potenza e coppia da scaricare solo sulle gomme anteriori, pensavo peggio. Onestamente pensavo peggio, però a guidarla in una strada così, cioè un misto stretto, con tutti questi cavalli vai a perdere un po' il fattore divertimento che sia sulla 500 Avar, perché comunque sia tenuta tutta originale o preparata come la mia, la macchina risulta essere molto divertente e reattiva in una strada così, perché comunque sia il turbo lag è inferiore, riesci a sfruttare meglio il potenziale del motore, mentre qui si fa fatica, bisogna tenerla costantemente sopra i 3500 giri. Pianto frenante è imbarazzante a dir poco. Qui Luca ha montato sull'anteriore delle pinze maggiorate, praticamente col cerchio da 17 non è possibile montare un disco più grande perché non ci sta. Sul posteriore invece si è limitato a mettere delle pastiglie più performanti, però il problema è che così facendo la frenata è estremamente potente ma anche un po' sbilanciata. Fortunatamente qui abbiamo un assetto come si deve che rende questa 500 Abarth tutto sommato piuttosto stabile piantata a terra, pur avendo una frenata troppo potente sull'anteriore. Per chi fa un uso quasi solo pista o arriva a un livello di preparazione simile, io direi che i Bilstein B14 sono la soluzione ideale. Diciamo che con queste cavallerie, se la vuoi sfruttare, devi per forza andare in pista, perché qui inizi a sentire la potenza sui 3500 giri. Secondo me la turbina attacca troppo in alto per divertirti per strada. Devo dire che quando attacca e c'hai lo spazio dai 3500 ai 6500 ti toglie il fiato, perché non ti aspetti un'accelerazione simile da una 500 Abarth. Il problema è che secondo me complessivamente rimane un po' una scelta insensata andare a preparare così tanto un Abarth, perché vai un po' a togliere il divertimento che hai con questa macchina utilizzandola in un misto stretto. Obiettivamente, cosa te ne fai di così tanti cavalli? Perché alle alte velocità non riesci neanche a godertela questa macchina. Non avendo deportanza dai 200 km orari in su, per me è follia guidare sta macchina. Io ho portato una volta la mia, rigorosamente in autobahn tedesca, a fondo scala, quindi a 240 km orari, ed è una cosa che mi sono ripromesso di non fare mai più in vita mia, perché la trovo altamente instabile e pericolosa a quelle velocità. È una macchina nata per divertire, andare forte nel misto stretto, e a mio avviso a portarla così tanti cavalli va a perdere un po' il suo senso sta macchina. Forte va forte, ma secondo me ti diverti, la sfrutti di più con 100 cavalli in meno. Guardate, vi faccio capire il momento esatto in cui attacca la turbina. Adesso siamo seconda marcia, 2000 giri, punto tutto giù. Rimane comunque notevole il lavoro del differenziale autobloccante meccanico, perché la differenza è enorme. Considerate che comunque, come vi ho detto, la strada è umida, temperature basse invernali. Io onestamente me l'aspettavo molto più inguidabile. Fa veramente impressione quando arrivi a 5-6 mila giri e il motore non perde un colpo.
sulle Abarth originali o comunque meno preparate, quando arrivi a 6000 senti che il motore inizia a non averne più, mentre qui è una cosa costante, pazzesca. Tanti cavalli la mia Abarth, però devo dire che è sbalorditiva, una macchina così piccola, così potente, e quando le gomme anteriori hanno bisogno del grip, della trazione, senti subito che entra in funzione il differenziale autobloccante meccanico, e io penso proprio che è una modifica che devo fare anche alla mia, seppur abbia 100 cavalli in meno. Anche in due città la frizione non è neanche così dura ed estrema, perché comunque sia, ovviamente, avendo tutta questa potenza esagerata, non puoi tenere la frizione di serie, perché ti durerebbe da qui fino al semaforo. Qui Luca ha montato uno spingidisco in rame e una frizione in Kevlar, che comunque sia, per un uso cittadino, non la trovo neanche così estrema. Io che ho una frizione interamente in rame, il pedale non è molto sensibile, arrivi immediatamente al punto di stacco, che a volte sfrizionare fai veramente fatica a partire da fermo se non sei abituato, mentre qui la frizione è piuttosto morbida, il pedale è sensibile, modulabile. Quindi comunque sia, Luca ha fatto una modifica piuttosto estrema alla sua macchina, però come macchina da tutti i giorni non la trovo così scomoda. Anche qui, grazie a questi sedili in stoffa, fortunatamente non ha montato i sabel taguscio, perché sono di una scomodità incredibile. E adesso stiamo ritornando da Luca Car Detailing a riconsegnargli la sua Bartina e anche a dare un'occhiata all'S2000, perché in questo momento è nelle sue mani e sta facendo un po' di magia per farla tornare a splendere. Io ringrazio nuovamente Luca per avermi concesso la sua Bartina per una giornata per fare questo test. Ragazzi, se è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao!